Ok, grazie mille, grazie a tutti i partecipanti. Sono un giornalista curioso e racconto storie e quindi sono abituato a far uscire le idee e i contenuti dalla forza delle storie. E quanto è importante oggi pensare al momento che viviamo, abbiamo a che fare spesso con la metafora della guerra, non siamo assolutamente in guerra, ma abbiamo a che fare con delle autentiche macerie, e cioè il momento che viviamo sta distruggendo una quantità enorme di sicurezze e di certezze che abbiamo. E se tra quelle stesse macerie ci fossero anche dei modi di pensare di cui non siamo riusciti a liberarci fino adesso, e quindi questa distruzione potesse anche rappresentare un'opportunità? E quindi da una storia di macerie che voglio partire. È una storia che ho raccontato centinaia di volte, qualche giorno fa ne ho fatto un video che ha avuto degli ottimi riscontri su LinkedIn. E quindi immaginate una città distrutta in macerie e due persone dai nomi italiani che camminano tra quelle macerie. Flashback, quella poco tempo prima era soltanto un villaggio, solo 60 anni prima era un villaggio di pescatori. Qualcuno lì vicino vede e trova l'oro, e in pochissimo tempo da tutto il mondo arriva un'umanità veramente particolare. E cioè, non solo cercatori d'oro, ma geniaci, truffatori, inventori, e tutta gente che è accomunata dall'idea che il domani all'improvviso può cambiare completamente tutto. E questa energia, questa forza che fa esplodere quello che è poco più di un villaggio e un presidio militare in qualcosa che diventa una città ricchissima e che cresce in modo tumultuoso, con violenza, forza, persino corruzione. E poi, un giorno dell'aprile 1906, il 18 aprile era l'anniversario di tutto questo, si sveglia in quella situazione surreale, quella città enorme, ricchissima, cresciuta così velocemente, è in macerie. E ci sono due persone con nome italiano che camminano tra quelle macerie. Uno si chiama Enrico Caruso, è una delle poche star dell'epoca, e canta per le strade. Lui è in tournée, in quella città che avrete capito è San Francisco, oggi è quella mondiale dell'innovazione. Canta per incoraggiare e confortare i soccorritori sopravvissuti di un terribile terremoto seguito da un incendio che quella città ha completamente distrutto. Ma noi seguiamo le tracce dell'altro italiano, questa è la città. L'altro italiano va a scavare, estrae da sotto le macerie un sacco, lo mette su un carretto, lo copre con le verdure, va sul molo dove c'è l'assemblea dei banchieri che dicono qua prima di novembre, tra le rovine dei loro istituti, non ripartiamo. Lui dice: siete folli, nessuno aspetterà novembre, riparto subito. Lui vede in quell'immane disastro una colossale opportunità. Da genio del marketing mette due barili, un tavolaccio, un cartello in cui c'è scritto: si fa credito a tutti sulla base di una firma e di una faccia. Estrae da sotto le macerie quella sacco in cui ci sono i 2 milioni di dollari con cui lui, Amedeo Peter Giannini, figlio di immigrati di Chiavari, 2 anni prima aveva fondato una piccola banca che faceva credito agli immigrati più poveri. Si chiamava Bank of Italy. Con questo gesto fa qualcosa di rivoluzionario. Non solo trasforma un immane disastro in una colossale opportunità, ma fa ripartire la costruzione di San Francisco, qualcosa di miracoloso, praticamente da quel gesto, e fa qualcosa che era assolutamente inimmaginabile per il mondo del credito, e cioè dare soldi, fiducia, investire in persone che non hanno nessuna garanzia materiale da dare, se non l'energia per ricostruire. Nel corso degli anni lui continua a scommettere sugli altri, quella che oggi è Silicon Valley, era l'orto giardino degli Stati Uniti nella prima metà del Novecento, quasi tutte imprese agricole e di inscatolamento di famiglie italiane, quasi tutte partite con i soldi di Amedeo Peter Giannini, con i suoi prestiti, che poi trova il modo anche di investire su un cineasta di un certo talento, che ha avuto un certo successo, e quando quel cineasta vuole fondare una nuova società di produzione, United Artists, con i suoi colleghi, lo fa grazie ai soldi di Giannini, che poi lo aiuta anche a realizzare il primo lungometraggio di grandissimo successo. Lui è Charlie Chaplin e il film è Il Monello. E chi aiuta un altro regista di grande successo che sta preparando un prodotto di altissima tecnologia per l'epoca, ma che ha finito i soldi? Bene, Biancaneve e i Sette Nani, Walt Disney riesce a finirlo grazie ai soldi di Amedeo Peter Giannini, che poi lo aiuterà anche con altri film, sarà lui a aiutarlo finanziandolo, Fantasia,
Dumbo e Pinocchio. Giannini anche trova il modo di finanziare la costruzione del Golden Gate Bridge, un'opera avveniristica che dà lavoro negli anni terribili della Grande Depressione a migliaia di disoccupati. Ed è lui a dare i soldi a due giovani ex laureati, neolaureati, scusate, ex studenti di Stanford, che aprono in un garage un'azienda nuova elettronica. Oggi di fronte a quel garage che noi andiamo a visitare con i nostri Silicon Valley Tour, c'è una targa che dice quello è il luogo di nascita di Silicon Valley, perché era il garage di Hewlett Packard. Giannini aiuta anche la sua patria d'origine con prestiti a tasso zero, con il piano Marshall, e quando muore nel 49 si scopre che lui, Giannini, la cui banca era diventata Bank of America, il più importante istituto del mondo, aveva tenuto per sé un centesimo di quel che poteva avere, forse meno di un centesimo, aveva regalato il milione di dollari avuto come buona uscita, immediatamente regalato all'università. L'ossessione dei soldi, diceva, un grosso problema che io non ho mai avuto. A 7 anni aveva visto il padre assassinato con una pistolettata per un litigio per un dollaro. Cosa ha fatto in tutta la sua vita? Ha continuato a scommettere sul talento e sul talento degli altri, e facendo qualche cosa che era inimmaginabile per il mondo del credito. Ma io racconto questa storia e credo che abbia avuto anche un certo impatto, perché non c'è forse un modo migliore per pensare la ripartenza oggi. Queste macerie in cui siamo, cioè che hanno distrutto il nostro modo di molte delle nostre certezze e alcune cose del nostro modo di pensare, ci impongono un riposizionamento e un ripensamento dei nostri rapporti con gli altri, con noi stessi, col resto del mondo, con l'ambiente, e credo che tutto questo possa ripartire soltanto da una rinnovata fiducia, una scommessa sugli altri. Un po' per questo Giannini forse è stato un simbolo e se ne è parlato così tanto in questi giorni. Io ho visto che il mio video ha avuto veramente un certo impatto, perché penso che sia di ispirazione per noi. Io mi chiamo Roberto Bonzio, sono un giornalista curioso, quello che faccio è di raccontare storie, ed è tutto partito da una storia mia personale. Poi alla fine ho deciso di andare 12 anni fa in California, ero giornalista Reuters, e in aspettativa sono partito e sono andato appunto con famiglia, facendo fare un'esperienza ai miei figli. Pensavo fosse utile a loro passare 6 mesi nella culla dell'innovazione. Non avrei mai immaginato che questo avrebbe cambiato completamente la mia di vita. Infatti, al ritorno, io, dopo aver incontrato decine e decine di italiani di Silicon Valley, aver raccolto decine di storie di ieri e di oggi, ho capito quanto questo fosse importante per guardare il domani, e contemporaneamente quello che non mi aspettavo è che da tutto questo sarebbe venuto fuori una chiave del tutto inaspettata per capire anche il paradosso dell'Italia, e cioè comprendere questa nostra contraddizione. È possibile che produciamo così tanto talento, come è possibile che spesso lo sperperiamo? E questa esperienza a Silicon Valley, capire meglio quell'ecosistema oggi sempre più pieno di contraddizioni, è stato un modo veramente utile per capire anche il nostro questa contraddizione, perché molto di questo talento noi lo sperperiamo. Sono 2 anni che uso questo spezzone bellissimo di Interstellar, questo bellissimo film in cui si parla di un'umanità che ormai non ha più nessuna speranza sul pianeta, ma immagina un futuro lontano e quindi va a esplorare oltre frontiere, addirittura fuori dal proprio pianeta, per trovare un posto dove poter vivere, perché ormai il pianeta è completamente compromesso dall'inquinamento. Bene, il protagonista, c'è un frammento in cui il protagonista dice una frase che mi ha veramente colpito, fulminato. Da 2 anni è diventato un po' il mio mantra. Lui dice: ci siamo dimenticati chi siamo, pionieri, esploratori e non guardiani. Accidenti, è veramente la nostra situazione. Questo riguardava la nostra situazione prima di questa epidemia, e sicuramente qualche cosa che ha un valore ancora maggiore oggi. Cioè, noi abbiamo veramente, come italiani in particolare, tutte le caratteristiche e le capacità per poter affrontare la complessità con successo. Quali sono queste caratteristiche? Quello che Renzo Piano definisce una capacità unica di affrontare la complessità e articolare i ragionamenti tessendo arte e scienza assieme. La storia e la cultura che ci hanno preceduto ci trasforma in qualche modo tutti in nani sulle spalle di un gigante. Questa capacità di affrontare la complessità è veramente il punto di forza di tanti italiani che ho incontrato a Silicon Valley e non solo, e tantissimi anche in patria.
ovviamente, non siamo in grado di valorizzarla adeguatamente. Tutto questo. E di nuovo sono le storie delle persone che in qualche modo servono a raccontare e fare uscire questi valori. E, due anni fa abbiamo fatto uno spettacolo, Dobbiamo tutto agli hippie, alle radici della New Economy, che in qualche modo spiega qual è il rapporto tra la controcultura californiana e il mondo della tecnologia. Non siamo consapevoli come la New Economy e le tecnologie che stanno cambiando il nostro mondo siano veramente figlie di una rivoluzione culturale, e cioè quella degli anni 60, quella di generazioni che scommettevano e immaginavano un mondo completamente diverso, e pionieri dell'industria high-tech uscivano da quella matrice culturale e quindi non cercavano di produrre macchine sempre più efficienti, ma pensavano che i computer e le tecnologie avrebbero potuto fare quello che molti cercavano nell'LSD: allargare la coscienza, aprire le nostre capacità, non solo di conoscere, di guardare il mondo in maniera diversa per plasmare un mondo diverso. Da dove partire per uno spettacolo del genere? Da un'altra storia, siamo partiti da Woodstock, ma siamo partiti dalla storia incredibile, dice, che cosa c'entra? Sono sempre collegamenti eccentrici che fanno catturare poi un significato. Dalla storia di tre principi hawaiani che 1885, loro stanno studiando in una scuola militare vicino a San Matteo, dove c'è l'aeroporto di San Francisco, e arrivano per la prima volta, perché il treno finalmente arriva, a Santa Cruz, e loro scoprono che su quella spiaggia ci sono le stesse gigantesche onde che ci sono sulle loro isole polinesiane. Si fanno intagliare delle tavole, fanno qualcosa che nessuno prima di James Cook, ma in quelle isole, aveva visto in Occidente: cavalcano le onde. L'impatto è così forte per un paese che tutto sommato è alla fine della frontiera, quindi si carica quel cavalcare qualche cosa che non si può controllare, di un significato metaforico: controllare la forza della natura che tu non puoi in realtà dominare. Si carica di un significato simbolico e non a caso molto presto diventa lo sport nazionale, il surf della California, no? Carico di significati. Okay? Ma perché è così importante oggi questa storia? Perché credo che siamo veramente oggi di fronte tutti i giorni ad un'onda che rischia di travolgersi. Quindi il surf diventa un po' una metafora. L'onda è quella delle conoscenze. Tutti i giorni abbiamo a che fare con una quantità di conoscenza che ci arriva 24 ore al giorno addosso, telefonino, televisione, computer, che non abbiamo la minima possibilità di poterla controllare, questa enorme mole di cose che ci arrivano addosso. La tentazione di fronte a questo è quello di aggrapparsi a delle granitiche certezze, e quindi il successo delle fake news è derivato proprio da questo, dal fatto di aggrapparsi a queste certezze e considerare quindi anche quello che è falso, ma che conferma quello che noi già crediamo, come un salvagente di granito si va a fondo. L'alternativa che noi abbiamo di fronte a questa conoscenza è quella di fare come surf. Invece che instupidirsi, aggrappandosi alle fake news, stupirsi vuol dire andare di traverso, vuol dire trovare connessioni tra cose che sembrano non centrare nulla e che invece catturano in quella complessità un significato che sfugge al pensiero lineare. E quindi in qualche modo il surf diventa una metafora di come noi dovremmo affrontare oggi questa complessità. Curioso, perché questo si abbina poi ad un'altra storia che ho raccontato più volte, che è quella di tre principi di tre principi in una favola che si chiama I tre principi di Serendib, una favola che viene pubblicata a fine 500 a Venezia, e in questa favola si racconta di questi principi di Serendib, che è l'antico nome dello Sri Lanka, che fanno delle straordinarie scoperte di cose che non avevano cercato, ma che mai avrebbero trovato se non si fossero messi alla ricerca. Loro sono curiosi, e quindi questa curiosità gli fa scoprire delle cose che non si aspettavano, ma non era quello che cercavano. Questa favola ha un certo successo, viene pubblicata in una raccolta di favole persiane a Venezia, e nel 700 Horace Walpole, uno dei pionieri del romanticismo, cattura lo spirito di quella favola e lo trasforma in qualche cosa che è un neologismo oggi molto popolare, serendipity. Lo scrive in una lettera ad un amico: questo spirito che ti fa scoprire cose che non stavi cercando, ma che trovano solo le persone che si sono messe alla ricerca.
c'è anche in italiano stereotipità, orribile. Non c'è un modo migliore per dire oggi anche ai ragazzi come si affronta questa complessità che abbiamo di fronte. Curiosi, quando si parla di contaminazione, ebbene, contaminazione è proprio questo, essere curiosi di qualcosa che non riguarda il proprio settore, che esula completamente e ti fa fare delle scoperte straordinarie, scoperte che fanno solo le persone che in qualche modo sono curiose. È buffo perché questo rapporto nostro con la conoscenza, soprattutto per i ragazzi, sta cambiando. Credo che molti, soprattutto dei più giovani, abbiano la sensazione di avere di fronte a sé il mondo intero. Perché? Perché internet ti consente di aprire una finestra su tutto, i social ti mettono di fronte conoscenze e informazioni in continuazione, con un piccolo rischio, che è quello degli algoritmi, o meglio, gli algoritmi dei social, che siano i social, che siano Netflix, eccetera, tendono a selezionare i contenuti che ti mettono di fronte in base ai tuoi gusti. Vedi certi film e te ne suggerisco degli altri simili. Hai contatti con queste persone, te ne indico degli altri. Ti interessano questi argomenti? Ecco quello che ti potrebbe piacere. Tutto questo serve a fini commerciali, ovviamente, a soddisfare dei bisogni, ovviamente, degli interessi commerciali, ma restringe molto il campo di quello che noi andiamo conosciamo, perché ovviamente non ci rendiamo nemmeno conto che siamo un po' incanalati. Ecco, solo la consapevolezza di questo, penso, sarebbe un passo veramente importante, perché noi dobbiamo invece allargare il nostro mondo alla conoscenza e quindi sapere che in qualche modo quella conoscenza che ci arriva su internet è molto limitata se non siamo noi a guidarla. Personalmente mi incavolo moltissimo, soprattutto con Netflix, perché faccio scoperte di film molto belli che vengono presentati in maniera orrenda e molto spesso nascosti a quella che è la vetrina che mi viene proposta. Bisogna andare a guardare e scavare. Penso che molti conoscano un imprenditore di un certo successo, uno dei tanti che per aver successo ha dovuto trovare credito e fiducia all'estero, si chiama Colombo Cristoforo. E il signor Colombo Cristoforo cosa ha fatto? Ha scoperto un continente, ma come l'ha scoperto? Andando dalla parte opposta, cercando una strada per arrivare all'India. Quindi questa è un'altra metafora di grande significato e credo che buona parte dei progressi scientifici siano stati basati proprio su questo. Su questa curiosità, a volte su saper farle tesoro di un errore, come è successo per le muffe Fleming con la penicillina. Però io devo parlare anche del mio percorso professionale. E dunque quello che è successo che io torno da questa esperienza a Silicon Valley, di questi 6 mesi, ormai era il 2008, e torno che sono completamente un'altra persona. Io vedo tutto in maniera diversa e vedo in maniera diversa anche come si fa il giornalista e me stesso. Quello che avevo fatto poteva restare un blog in cui continuavo a pubblicare storie di italiani in Silicon Valley, ma non solo, e poi un libro. Il libro in realtà l'ho fatto molto più tardi, nel 2015, con prefazione di Gian Antonio Stella, perché la prima volta che tutto questo ho dato un formato come quello che ho usato all'inizio di questa presentazione, e cioè di racconto con immagini, di solito uso anche la musica, l'impatto è stato veramente impressionante, non mi sarei mai immaginato qualcosa del genere. Ricordo di aver mandato un messaggio e dei miei amici dicendo ho per le mani qualcosa di particolare. Ho continuato a lavorare in redazione per un anno, ma io vedevo tutto in maniera diversa, compreso me stesso e come si fa il giornalista. Reuters, il giornalismo classico da cui ho imparato molto, insegnava soprattutto l'anonimato, il fatto che il giornalista deve sparire dietro la verifica delle notizie. Credo che sia una lezione preziosa, ma io credo che tutto il mio progetto si sia basato esattamente sul contrario. La personalizzazione, metterci la faccia e raccontare anche la storia della famiglia, di una famiglia che decide di partire da Sixth St. John, Sesto San Giovanni, per andare appunto per 6 mesi in California facendo tutto da soli. Nessuno ci chiamava, nessuno ci mandava. Non è stato facile, non vi dico cos'è stato avere il visto, mandare i figli a scuola, comprare e vendere una macchina, fatto tutto con internet. Ma soprattutto ritorno con una consapevolezza completamente diversa anche del potenziale italiano e di come questo a volte sia condizionato non solo da 1000 ostacoli assurdi di burocrazia, di invidia sociale, che quali non siamo abituati, a quali siamo scurati, siamo troppo abituati, siamo assuefatti. Ricordo che uno dei primi imprenditori che ho incontrato a Silicon Valley, che mi ha detto, una tecnologia per la televisione, faceva questo,
E mi ha detto, sai, io sapevo che se restavo in Italia avrei dovuto dedicare il 70% dell'energia all'azienda, lo sviluppo dell'azienda, creare nuovi prodotti e almeno il 30% a risolvere problemi, evitare sgambetti, risolvere questioni burocratiche, risolvere i problemi con le tasse, eccetera. Bene, io volevo mettere il 100% della mia energia alla realizzazione della mia azienda. Ecco, questo mi ha dato una chiave per capire come siamo infatti in qualche modo assuefatti ad una serie di ostacoli che bloccano e frenano il talento, la capacità imprenditoriale e anche di essere in qualche modo intraprendenti e che invece dovremmo spazzar via e spero che anche questa drammatica esperienza che stiamo vivendo in qualche modo possa essere utile a tutto questo. Perché le nostre capacità e il nostro talento hanno un valore straordinario e all'estero letteralmente esplodono. E cioè, quando si tolgono tutti questi ostacoli, esce un qualcosa di particolare. Non è solo la ricchezza della nostra cultura che ci dà questo modo, questa capacità di combinare arte e scienze, come dice Renzo Piano, ma anche il fatto appunto forse di essere abituati ad avere così tanti ostacoli in patria da trovarsi avvantaggiati rispetto agli altri quando gli ostacoli spariscono. Se tu sei abituato ad andare in salita con quelli di fianco che ti fanno gli sgambetti e con un sacco di ostacoli, quando ti vengono tolti gli ostacoli, la salita, gli sgambetti, ti sembra di volare in piano. È un po' quello che succede agli italiani a Silicon Valley, che è un posto che non ti regala assolutamente nulla, però appiana gli attriti, però corri con i più bravi al mondo. Il fatto è che se tu hai fatto buona parte del tuo percorso in salita con gli sgambetti e gli ostacoli, quando non hai più tutto questo e sei in piano, ti pare di volare. Questo è uno dei valori, in qualche modo, che danno forza alla capacità e al talento italiano. Un'altra cosa che credo di aver imparato è l'importanza del racconto e della narrazione. Perché intanto tutto questo l'ho capito andando a Silicon Valley? Perché Silicon Valley, oltre ad essere un posto con un ecosistema in qualche modo che non si può replicare e oggi ovviamente è pieno di difetti, poi magari parliamo anche di questo, sono a vostra disposizione anche per le domande perché in questo momento non vedo nella chat domande. Oltre ad essere un posto, un ecosistema che combina risorse finanziarie, apertura mentale anche alle cose più strane ed eccentriche, ricerca del nuovo, eccetera, in qualche modo c'è un filo che parte dalla corsa all'oro e che è rimasta nella Silicon Valley oggi. Ma c'è un'altra cosa di cui forse noi siamo meno consapevoli, e cioè la fortissima capacità di autocelebrazione, di narrazione, di creare un'epopea. Quale imprenditore italiano è considerato o raccontato come figura quasi mitologica, come alcune delle star di Silicon Valley? Steve Jobs, ovviamente, prima di tutti, ma non soltanto Steve Jobs. Mark Zuckerberg, molto molto più discusso negli ultimi tempi. Però c'è tutta questa celebrazione, in qualche modo, esasperata anche, che però in qualche modo fa gioco ed è utile. Da dove esce tutto questo? Abbiamo raccontato un po' la storia, ho accennato prima la storia di San Francisco, che da piccolo villaggio, piccolo presidio, esplode come città. E che cosa aveva quella città nata quasi dal nulla? La propensione al futuro che c'è ancora oggi a San Francisco e Silicon Valley sono strettamente legate al fatto di non avere un passato. E quindi questa città che esplode quasi dal nulla con grande ricchezza, grande ambizione e poco prima del terremoto vuol diventare la Parigi, il posto più elegante e chic di una West Coast dove pochi anni prima c'erano soltanto poco più di un villaggio, ma non solo, intorno c'erano soltanto dei ranch. Se possiamo raccontare poi la storia, magari due parole, sull'Università di Stanford è nata dove c'era il ranch del ricchissimo Leland Stanford. Bene, questa mancanza di passato, in qualche modo, ancora prima che esplodesse San Francisco, ha creato un bisogno di identità che andava un po' celebrato con una narrazione. E quindi, prima ancora dell'esplosione di San Francisco, il West, l'epopea del West viene raccontata e mitizzata ai personaggi che erano quelli della cronaca, quelli che facevano grandi imprese attraversando zone pericolosissime a cavallo, quelli che avevano sconfitto un grande bandito, eccetera. Vengono veramente celebrati in una maniera enfatica, prima dalla letteratura e poi cosa succede? Che non molto lontano da lì, ancora fino all'Ottocento, ma ai primi anni del Novecento, nasce e poi esplode
l'industria dei sogni, che è quella di Hollywood, si trasferisce dall'est a ovest, ma di nuovo è un'industria che deve raccontare e celebrare, suggestionare con immagini, prima il muto e poi, e ha bisogno ovviamente di storie. Quindi l'epopea del West diventa in qualche modo anche una sorta di pozzo di San Patrizio per tutto questo. Quindi è questo il motivo anche per cui c'è questa celebrazione, questa abilità di narrazione sono così forti. Noi abbiamo un passato talmente ricco e talmente pieno anche di personaggi e protagonisti che non ci rendiamo nemmeno conto di come a volte non siamo capaci di valorizzare tutto questo, non tanto per autocelebrazione, ma per guardare il futuro. Facciamo un esempio? Volevo raccontarvi un'altra di queste storie. Facciamo sempre grandi celebrazioni di facciamo sempre grandi celebrazioni appunto dell'high tech. E quindi è stato un piccolo esperimento che ho voluto fare qualche anno fa in una presentazione ad un pubblico che non era nemmeno italo-americano, era proprio americano, era Palo Alto, era un festival. E ho voluto fare un esperimento perché ho pensato che volevo raccontare una storia di un grande italiano che non molti conoscono, e ho pensato che il modo per proporre la straordinaria capacità di quello che ha fatto questo italiano fosse partire da una storia che tutti conoscevano. E quindi ho giocato un po' sull'ambiguità, raccontando i piccoli oggetti della vita quotidiana che hanno rivoluzionato il nostro rapporto con la conoscenza, con la cultura. E ho fatto vedere la silhouette di Steve Jobs. E tutti ovviamente hanno pensato a Steve Jobs. E quindi ho detto, il grande Steve Jobs. E lì poi ho stupito tutti. Il grande Steve Jobs è stato un piccolo Aldo Manuzio. Aldo Manuzio. E chi è Aldo Manuzio? Quanti sanno chi è Aldo Manuzio? Aldo Manuzio è una persona che fine 400 capisce l'importanza dell'invenzione che poco prima era stata fatta in Germania da Gutenberg, l'importanza della stampa con caratteri mobili. Lui si trasferisce, è laziale, ma si trasferisce a Venezia e in 20 anni fa un lavoro pazzesco, perché si rende conto dall'inizio che la cultura classica, i testi della cultura classica, sono quasi sconosciuti al mondo del primo Rinascimento. Sono quasi tutti manoscritti che sono in mano a greci che hanno lasciato Costantinopoli e sono arrivati a Venezia. Si mette in testa di fare un lavoro pazzesco, veramente pazzesco, con una capacità di visione terribile. Cioè raccoglie tutti questi manoscritti, fa fare un lavoro di controllo, di filologia, di correzione enorme, e tutti questi manoscritti lui li trasforma in libri. Non solo sono libri che creano una nuova diffusione per questa conoscenza, non solo. Apre una finestra a qualcosa che era quasi dimenticato dalla cultura classica, ma soprattutto lo fa con dei libri che sono degli oggetti belli, esteticamente belli. Non è soltanto distribuire la conoscenza, diffondere la conoscenza, ovviamente moltiplica per 100 la conoscenza in questi testi e ovviamente anche i libri stampati non è che si trovassero dappertutto e tutti potessero comprarli, però quello che allarga in termini di conoscenza e di apertura alla cultura occidentale è pazzesco. Questi libri cominciano a diventare persino degli oggetti di culto perché sono veramente bellissimi, e i nobili vogliono cominciare a farsi selfie, no scusate, non i selfie ma sono i ritratti, con il libretto in mano, perché quel libro è veramente strafigo. Quello che fa questo impatto che lui impone con un'impresa imprenditoriale alla fine, alla cultura occidentale, è pazzesco. Pensate che persino cambia il modo in cui la pittura racconta la natura, perché la tradizione medievale era ancora quella di un rapporto dell'uomo con la natura, legato un po' ad una diffidenza, ad una natura che poteva essere ostile. Questo rapporto di visione più armonica del rapporto tra l'uomo
e la natura che deriva da questa cultura classica che era stata quasi dimenticata, bene, lo si deve a questo lavoro straordinario che ha fatto lui. Ovviamente questo è soltanto un esempio per dire che c'è stata una mostra bellissima a Venezia, ma riguardava più la narrazione e la capacità di narrazione che non tanto il contenuto. Perché creare questa suggestione nel racconto è assolutamente cruciale. E un attimo che mi hanno lasciato solo e quindi cerco di gestire io la chat, perché contrariamente ad altre volte non ho un interlocutore che mi affianchi. Sì, il video sicuramente, c'è una domanda che riguarda Fabrizio, che riguarda il video di Giannini, sì, l'ho già diffuso, è su YouTube, ha avuto 15.000 e passa visualizzazioni ad oggi su LinkedIn, ma comunque poi metto anche, sicuramente vado a trovare il link e ve lo metto. E poi invece con Marco, con il quale siamo conosciuti a Bergamo, beh, Marco, anche lui ha condiviso l'entusiasmo per Silicon Valley e poi dice il problema è tenere viva quella curiosità nel triste e stagnante contesto italiano. Quello che succede quando c'è questo impatto con un mondo come Silicon Valley così diverso che ci apre molte prospettive, suggestioni, ci fa capire molte cose, è che torni a volte in overdose di entusiasmo, questo è successo anche a me, e rischi di essere visto dagli altri come un fissato. È molto difficile in qualche modo riuscire a trapiantare questo in Italia, però è altrettanto vero che questa spinta che ti dà quell'esperienza deve essere quella di condividere, conoscere, incrociarsi con persone non tanto che hanno vissuto la stessa esperienza, ma che condividono lo stesso spirito. Per me è stato cruciale aver creato questo progetto per aver scoperto una quantità spaventosa e straordinaria di italiani di frontiera in patria. Io non so quanti ho incrociato tra imprenditori, innovatori, eccetera. Alcuni poi sono venuti a fare il tour con noi. Una parte del mio lavoro, non l'ho detto, oltre a questo del racconto degli storytelling in grandi eventi e lo spettacolo teatrale, quindi oltre alla parte del lavoro dal vivo, che poi adesso ha un'estensione anche nei seminari, oltre a questo, dal 2011 con Paolo Marenco, che ha fondato il Silicon Valley Study Tour portando a Silicon Valley gli studenti con borse di studio, abbiamo deciso dal 2011 di fare questa esperienza per i professionisti. E quindi gli italiani di frontiera Silicon Valley Tour fino adesso ha fatto 19 viaggi portando più di 300 professionisti di ogni settore. E una delle cose che mi ha più impressionato è che è l'impatto che ha questa esperienza, che questa esperienza traggono persone che non fanno direttamente un lavoro nel campo digitale. E quante persone che non lavoravano nel campo digitale hanno partecipato a questa esperienza? Abbiamo portato persone che facevano scarpe, occhiali, pavimenti, che si occupavano di agricoltura o di risorse umane. Perché ovviamente non si va a fare quel viaggio a conoscere gli italiani di Silicon Valley per imparare tecnologia. È chiaro che si capiscono più trend, le tendenze, dove sta andando il mondo, cosa sta cambiando, eccetera. Ma la cosa più importante è capire appunto le ragioni culturali. Le ragioni culturali perché noi in qualche modo lì abbiamo un qualche cosa di particolare che esplode. Le ragioni culturali perché quel posto premia l'innovazione, celebra in qualche modo il rischio e attenzione, questo è quasi un mantra un po' anche celebrato, non ci sarebbe Silicon Valley se non ci fosse la cultura del fallimento. Siamo così abituati noi a considerare il fallimento qualcosa che è una sorta di pietra tombale che tutti quelli che vengono a fare questa esperienza restano stupiti da capire come ci sia una sorta anche lì un po' di celebrazione enfatica a Silicon Valley e dire il fallimento è una tappa fondamentale, è una tappa cruciale perché se non rischi molto, rischiando ovviamente di fallire, non farai qualche cosa di nuovo. Se vuoi non rischiare e pararti stando sul divano, non farai qualche cosa di nuovo. Rischiare è prezioso, fallire è fondamentale per imparare qualche cosa alla tappa successiva. Cioè considerare sempre il fallimento non come una guerra persa, ma come semmai una battaglia persa preziosa per vincere la guerra. Sembra molto strano, ma ci sono dei corsi all'Università di Stanford in cui i professori che insegnano viene richiesto di avere alle spalle un fallimento come start-upper. Com'è possibile? Perché si ritiene che nessuno possa avere l'esperienza per insegnare come uno che ha fatto concretamente questa esperienza da imprenditore e come imprenditore anche fallito. Non solo, i venture, che sono uno degli elementi cruciali poi di Silicon Valley,
investono molto, ma molto più facilmente su startup in cui ci sono degli startup che hanno già avuto un'esperienza precedente che magari è fallita, perché sanno che quello è cruciale per non ripetere errori e quindi in qualche modo è un valore nel percorso professionale e nella carriera delle persone sui quali si investono i soldi. Grazie anche a Daniela per i suoi apprezzamenti, sono qui sempre ovviamente a disposizione per altre domande, me le devo guardare da solo perché appunto, grazie. Katia dice, un missionario africano in un convegno a Roma notò come i romani erano talmente avvolti dalla bellezza da rimanerne quasi indifferenti. Eppure nel linguaggio quella bellezza era impressa per dire che una cosa importante in inglese si dice great. Gli italiani, in particolare i romani, dicono bella. Grazie, una bella... È un prezioso contributo a questo, Katia, perché in effetti in tutta la nostra ricchezza di storia e di cultura c'è anche questa abitudine in qualche modo al bello e a celebrare il bello. E questo mi dà anche l'occasione poi per allargare il discorso. Che cosa vuol dire che noi abbiamo una capacità particolare di leggere la complessità e di tessere arte e scienza assieme? Piuttosto che dissertare, racconto sempre storie di persone. E quindi, 2 anni fa, intervisto finalmente un mio amico, un carissimo amico, che è il nostro speaker nei nostri tour quando andiamo a LinkedIn, Fabio Parodi. Ci eravamo incontrati tante volte, ma finalmente ho il tempo per fargli un'intervista, fargli raccontare la sua storia, e a un certo punto lui mi fulmina con qualcosa che in quel momento, per fortuna, ho fatto un video che da allora in poi ho sempre fatto vedere in tutti i miei eventi. Dice, non smetterò di ammirare la capacità degli italiani di sentirsi a proprio agio nella complessità, anche quando questa ha la caratteristica del caos. Gli americani, ma mi verrebbe da dire gli anglosassoni, dice Fabio, sono abituati a tentare di semplificare per risolvere un po' alla volta. Di fronte alla complessità che noi abbiamo oggi, non credo però che questo sistema funzioni più. E un approccio più all'italiana potrebbe essere di grande aiuto anche a Silicon Valley. Questo mi ha veramente fulminato, perché vuol dire che la nostra capacità di avere combinazioni di conoscenze diverse è veramente un punto di forza che nella complessità sempre più articolata che affrontiamo ci dà un qualche cosa di particolare. E su questo un grande contributo me l'ha dato la persona che forse più di tutti ha contribuito a ispirare il mio percorso, che è di Italiani di Frontiera, ma adesso devo farvelo anche vedere, e che è semplicemente la persona che ha firmato il primo microchip e poi ha creato anche la tecnologia touch, e si chiama Federico Faggin. L'ho intervistato non so quante volte, Federico, e poi con grande soddisfazione nel giugno dell'anno scorso gli abbiamo dedicato un evento, abbiamo fatto una 2 giorni bellissima organizzata con Stefania Tielli a Vinci, per creare un filo in qualche modo ideale tra Leonardo e Federico, non tanto per la celebrazione, quanto perché è il momento di capire veramente cos'è di particolare, qual è la cosa di particolare che noi abbiamo per affrontare la complessità. E dunque, Federico ha appena scritto un libro qualche mese fa, ecco, come vedete non mi prende molto sul serio nemmeno lui, vediamo se troviamo anche il libro. Il suo libro, Silicio, Federico ha ripercorso il suo passato, la strada del passato, riguardando in modo critico quello che ha fatto, firmare il primo microchip a poco più di 30 anni, per questo è stato premiato da Barack Obama, sono 3 i padri del microchip, ma lui è quello che lo ha firmato, e poi qualche anno dopo cominciare le aziende dei telefonini, a girare le aziende dei telefonini, facendo vedere una cosa particolare che aveva inventato lui con i suoi studi, e cioè fa vedere e dice, guardate qua, non c'è nemmeno più bisogno della tastiera perché toccando il vetro, quello reagisce come se fosse una tastiera. E cosa gli dicono tutti gli imprenditori dei telefonini? Ma chi vuoi che rinunci mai a questa cosa? Per cosa rinunciare alla tastiera? Finché, prendendo botte sui denti, come capita sempre, agli innovatori,
Incontra la persona che dice: mi piace moltissimo, la voglio in esclusiva. Lui non la vende in esclusiva, e quando quella persona, quella tecnologia tace, la fa da solo, e molti credono che l'abbia inventata la sua azienda, ovviamente avete capito che è Steve Jobs, fa la fortuna di Federico, perché tutti gli imprenditori che prima non avevano capito nulla sono corsi da lui: com'è quella roba che non occorre i tasti, eccetera. Ok. E quindi, di nuovo, è un'altra riflessione interessante, come siamo abituati al fatto che i grandi visionari, quelli che hanno cambiato la nostra storia, sono persone che sono state abituate a prendere botte sui denti prima di vedersi dare ragione. Una frase molto bella che ha scritto nel suo libro, Silicio: sono nato una nuova vita ogni volta che, osservando il mondo da insospettati punti di vista, la mia mente si è allargata a nuove comprensioni. Sono nato a nuove vite quando ho smesso di razionalizzare, ho ascoltato la mia intuizione e mi sono aperto al mistero. Sì, perché l'ultima frontiera che sta affrontando il più grande inventore italiano vivente, perché Federico è sicuramente questa, è quella della consapevolezza. E cioè, dopo aver raccontato il suo passato, rivisto quello che ha fatto per firmare il primo microchip e poi creare la tecnologia touch che ha cambiato il nostro rapporto con gli apparecchi, lui sta percorrendo un'altra frontiera, che è quella della consapevolezza. Non solo dice in controtendenza rispetto al pensiero di dominante di Silicon Valley, non è vero che stiamo andando verso quel momento della singolarità in cui le macchine ci supereranno come intelligenza, il nostro rapporto con il lavoro, con le macchine cambierà. No, questo non succederà, dice, perché c'è qualche cosa che ha la mente dell'uomo che la macchina non avrà mai, e che è la consapevolezza. Un computer potrà riconoscere un profumo, ma i ricordi e le emozioni evocate da quel profumo. E questo è quello che ha la mente dell'uomo, ma lui va oltre, dice: sono convinto in qualche modo, attraverso un'infinità di esperienze che ho avuto, che ci sia una consapevolezza di sé nella materia e nell'energia. Ho avuto infinite conferme, ma non sono in grado di provarlo, e quindi per questo con la moglie Elvia ha lanciato una fondazione che finanzia tutti gli studi in questa direzione. Un giorno, dice, qualcuno sarà in grado di provarlo con una formula. Ovviamente qui sconfiniamo tra fisica e scienza, in qualche cosa che va persino nella metafisica, ma come sapete tante cose della fisica quantistica hanno scardinato delle certezze materiali che avevamo, e dobbiamo veramente pensarci due volte prima di dire che sono cavolate. Ma quello che mi ha impressionato, tra l'altro, di Federico è che, a proposito della capacità nostra di combinare conoscenze diverse, Carlo Filipponi fa notare fatto queste osservazioni, quindi immagino sia fondamentale una cultura di tipo classico come quella offerta dalla vecchia scuola italiana e che si sta smantellando in favore della specializzazione. Sono non d'accordo, ma assolutamente sì, Carlo. Cioè, è chiaro che la scuola si deve cambiare, deve innovare costantemente, ma non c'è nessun dubbio che la qualità di alcuni studi che facciamo noi e le basi classiche che abbiamo siano un punto di forza proprio anche nella combinazione di cose diverse. Non è tanto imparare competenze importante, ma è importante avere degli strumenti di apertura mentale che ti fanno capire quello che magari non è stato ancora realizzato. Vi faccio un esempio: c'è qualcuno che mi ha detto, è facile a Silicon Valley, è facile che a fronte di un problema un ingegnere cinese e un indiano applichino una serie di protocolli e un italiano percorre una strada diversa. Questa è una cosa che veramente a Silicon Valley a volte è persino imbarazzante, è celebrata negli italiani, la capacità di trovare una soluzione diversa. Da cosa deriva questa capacità? Deriva dal fatto di aver fatto degli studi che ti consentono di combinare competenze, quindi non essere super, super specializzato in un campo, ma magari collegare delle cose diverse, quei collegamenti che gli altri sfuggono. Ho due storie da raccontare anche su questo, ma prima volevo finire il discorso di Federico, che mi ha veramente colpito e che si ricollega a quello che Fabio Parodi aveva detto sulla capacità degli italiani di affrontare la complessità. In un'intervista, poi condivido il video anche su questo, in un'intervista che gli avevo fatto a Palo Alto di recente, Federico mi aveva detto: se riguardo come ho disegnato oggi, come ho disegnato a poco più di 30 anni, lui va in California nel 69, è del 41, quindi arriva in California che non ha ancora 30 anni, e se guardo come ho realizzato il primo microchip, trovo che ho dato una soluzione
ad un problema complesso, doveva, ha trovato alcune cose che poi magari alcune sembravano persino l'uovo di Colombo, cioè soluzioni ovvie ma che aveva trovate lui, però ho dato una soluzione a un problema complesso che ha un valore estetico. Se io lo riguardo, questo microchip, ci trovo una qualche forma di eleganza. E poi dice, essere nato e cresciuto nella città del neoclassicismo di Palladio, perché Federico è di Vicenza, ci dà qualche cosa di invisibile, qualche cosa che ti resta dentro del gusto della bellezza e dell'armonia. Se riguarda un microchip, in qualche modo lui, riguardandolo, trovava queste capacità. Cioè questa cosa innata di aver dentro, di riuscire a dare uno sviluppo armonico ad un problema che in questo caso è un problema strettamente tecnologico. E questo l'ho trovato veramente di grande suggestione, molto impressionante. Ma stavamo parlando della cultura classica. Ho un altro piccolo esempio di come sempre sono le storie delle persone che ci aiutano a capire. Vediamo se la troviamo. Io ho raccontato diverse volte una storia che mi ha impressionato. Ah, intanto... qualche immagine dei nostri tour. In questo, davanti all'insegna di Facebook, c'è una professoressa di Torino che poi ha fatto una certa carriera, sì, perché Paola Pisano, il nostro ministro dell'innovazione, è venuta qualche anno fa, a fare un viaggio con noi, e spero che quell'esperienza si riconvali qui con un altro professore, Marco Pironti, che ha preso il suo posto di assessore a Torino, gli sia stata preziosa. Le persone che incontriamo in questi viaggi sono veramente, non solo sono degli italiani straordinari, non solo per il loro percorso professionale, ma anche per la voglia che hanno, un altro valore che dovremmo celebrare anche noi, del give back, cioè mettono una tale intensità e passione nel condividere la loro esperienza, perché c'è questa cosa che forse nella nostra cultura manca, questa cultura appunto del give back. Una parte del mio successo si realizza nel fatto di condividerlo con altri. E quindi questi italiani che andiamo a incontrare si mettono veramente non solo disponibilità, ma grande passione e grande interesse per i connazionali che in qualche modo mettono tempo, soldi e anche fatica per dedicare una settimana e andargli a incontrare. Gennarino mi chiede come comunicare efficacemente il valore della despecializzazione. Come dico sempre, sono le storie delle persone che fanno volare le idee. Noi siamo abituati, e questo l'ho capito, prima l'ho fatto perché sono un curioso patologico di storie di persone, e poi ho capito che era il punto di forza. Perché se noi analizziamo i concetti, spieghiamo è importante avere una cultura di tipo classico, non sono gli specialisti, ok, sono assolutamente d'accordo ed è un valore che dobbiamo condividere. Ma non c'è nulla come la storia delle persone che serve a far volare le idee. E cioè far venire fuori questa idea dalla storia e dalla biografia di persone. Uno dei nostri speaker è un grande visionario, Luca Prasso, veronese, anche se nato a Torino, che quando avevo incontrato uno dei miei migliori amici, che quando avevo incontrato nel 2008, in realtà lui lavorava a DreamWorks, perché è un pioniere della grafica digitale. Andate a vedere il bellissimo, c'è una app che gratuita che potete scaricare di Google, che si chiama Google Spotlight, in cui sono stati prodotti alcuni cartoni animati immersivi, una cosa che ha fatto fino a un paio d'anni fa. Alcuni di questi sono stati candidati all'Oscar e lui ha lavorato in alcuni di questi. Cioè sono cartoni animati che guardate col telefonino, ma se spostate l'apparecchio mobile è tutto disegnato attorno a voi, una cosa fantastica. Però, perché io... cosa c'entra Luca con questa cosa che stavamo dicendo della capacità di avere competenze diverse, di non essere dei super, super specialisti? Io di nuovo ho trovato significati non solo nell'andare di traverso, ma nell'incrociare storie che sembrano non c'entrare nulla una con l'altra. Io sono sempre stato un patito del West, mi sono intossicato di film western di Tex Willer e tanti anni fa scopro che uno dei più grandi esperti, ciao Stefano, è uno dei più grandi esperti di indiani d'America, è un italiano che ha dedicato tutta la sua vita a questa causa degli indiani d'America e nel frattempo nel suo percorso, oggi è in pensione ma ha lavorato per più di 30 anni allo Smithsonian dove collabora ancora,
oggi è più mio fratello che mio amico, si chiama Cesare Marino, e lui ha raccolto in questo suo percorso straordinario storie bellissime di italiani del West. Se ho tempo poi ve ne racconto due, perché è incredibile cosa storie di italiani del 700-800 ci insegnano a noi oggi qualche cosa sul modo di guardare il futuro. Ma io l'ho messo qua perché la cosa incredibile è che quando io faccio raccontare a Luca Prasso, che da DreamWorks è passato a Google, cosa è stato la base del suo percorso, del suo successo, e quando lo chiedo a Cesare Marino, antropologo dello Smithsonian, incredibilmente le storie coincidono. E cioè, tutti e due hanno l'occasione della vita, ok? Uno è un patito di indiani d'America, va in America e due anni dopo si apre un posto allo Smithsonian Institution e lui dice: non ho nessuna possibilità di andare lì. È il posto che sognano tutti gli antropologi del mondo, non mi prenderanno mai. Ci va, dice, mi ha dato a calci dagli amici, provaci, vai comunque. Luca Prasso ha l'occasione della vita di entrare a DreamWorks e quando va a fare il colloquio si rende conto che deve concorrere, competere con persone che sono super, super specialisti, che sanno tutto di una cosa. E lui, anche lui pensa, non ho nessuna possibilità. Perché io sono un pioniere che a Verona copiavamo, ci facevamo mandare le cassette dall'America, copiavamo gli effetti di grafica digitale, avevamo un computer comprato ipotecando la casa del padrone, sapevo fare di tutto un po', appiccicare, eccetera. Questi sono super, super specialisti. La cosa incredibile è che la storia dei due coincide su due campi che sono incredibilmente diversi, che fanno capire che cos'è il talento italiano. Grafica digitale, DreamWorks, antropologia, Smithsonian, e tutti e due mi dicono a questo punto la stessa cosa, e cioè quello che pensavo che fosse un punto debole era il punto di mio punto di forza, cioè avere una cultura che non è così, ma è così, comprende varie cose, sa spaziare, quello è stato il punto di forza e tutti e due si rendono conto quasi subito che quello che pensavano fosse un handicap in realtà era il loro punto di forza. Non solo, Cesare mi dice addirittura: vado a fare il colloquio con un antropologo del livello di Levi Strauss e mi rendo conto dopo due minuti che lui mi avrebbe assunto, perché era incantato dei collegamenti che facevo e abbiamo parlato quasi solo di navigatori veneziani. Ecco, questo è, io lo trovo di una, estremamente suggestivo, però penso di aver risposto un po' anche alla domanda di Gennarino. Tutta la mia esperienza insegna che è il modo di raccontare le storie, che raccontare e partire dalle storie delle persone riesce a far volare le idee e quindi anche dei concetti che poi magari sono giusti ma sono un po' astratti possono avere invece maggiore concretezza quando si crea questa suggestione. Perché? Perché è l'empatia che viene generata dalle storie delle persone che è quella che funziona. Voglio fare in conclusione un esempio veloce, proprio per raccontare qualche cosa che sembra all'occorrenza non c'entrare nulla, e invece credo che sia pertinente per capire che cosa abbiamo noi oggi di particolare. Sono due delle storie bellissime raccontate da Cesare, che qua vedete, non si vede, ma in tasca l'agendina di Italiani di Frontiera, foto promozionale. Due delle bellissime storie di italiani del West che racconta. Questi sono alcuni dei suoi personaggi. E questo è uno, è un bergamasco e si chiama Giacomo Costantino Beltrami. Deluso dalla restaurazione va a fare una spedizione sul Mississippi, ma litiga con i compagni di spedizione che lo lasciano da solo. E lui, invece che tornare indietro, continua a risalire il Mississippi camminando nell'acqua fino alla cintola per giorni e giorni. Un uomo del Risorgimento che si trasforma in un esploratore. Cammina con un ombrello che all'epoca era rosso, oggi è esposto a Bergamo, dove c'è una sezione bellissima del Museo di Storia Naturale dedicata a lui. Cammina, gli indiani lo vedono fare una cosa così folle che pensano, ma sta quasi massa matto, e non lo toccano. Lui arriva a una delle sorgenti del Mississippi, la contea del Minnesota oggi si chiama Beltrami County, e sembra sia stato lui a ispirare a Fenimore Cooper l'ultimo di Moicani. Ma cosa ha fatto nel frattempo? Lui raccoglie manufatti bellissimi che compongono oggi due musei, ok? Questi sono tutti oggetti che sono a Bergamo, e Cesare dice: è incredibile come ha saputo scegliere delle cose con un gusto estetico particolare. Eppure all'epoca lui viene beffeggiato. Non è anglosassone, è un italiano, non è uno scienziato, ma è un esploratore romantico. Il suo gusto estetico, che si porta dietro dall'Italia dell'Ottocento, gli fa scegliere degli oggetti che ancora oggi hanno un valore
per l'antropologia e per l'etnografia straordinarie, cose che nemmeno lui aveva studiato, ma era proprio un gusto estetico. A due passi dal tribunale a Milano c'è via Paolo Andreani e c'è una targa bizzarra perché dice: nato nel 1763, aeronauta, aeronauta nato nel 1763. A poco più di 20 anni, non lontano da Sesto San Giovanni, scusate, dove abito, c'è la sua villa di Moncucco di Brugherio, dove lui a 21 anni raduna un pubblico di illuministi, ok? Tra loro c'è Pietro Verri che ne scrive e racconta e annuncia che farà un'impresa che molti ritengono suicida. È la prima persona dopo i fratelli mongolfieri ad alzarsi con la mongolfiera. L'impatto, noi siamo così abituati a vedere la terra dall'alto che non ci possiamo immaginare cosa fosse allora rischiare la vita, fare una cosa del genere e raccontarla. L'impatto su quella società illuminista è fortissimo, se ne parla a lungo, ma lui non è contento. È un nobile, giovane, potrebbe accontentarsi, invece no, ha quello spirito di frontiera che lo spinge a fare qualche anno dopo un'impresa eccezionale. Fa una circumnavigazione dei grandi laghi in America su delle canoe, centinaia di miglia, raccoglie dei documenti di straordinaria importanza soprattutto per il traffico delle pelli. Ma quello che fa è che lui vede quello che gli anglosassoni non potevano vedere, purtroppo. E cioè lui vede la distruzione, la dissoluzione della civiltà dei nativi americani. Quelli, per gli anglosassoni, non erano esseri normali, esseri umani normali. Erano dei selvaggi che per la cultura del destino manifesto dovevano essere o eliminati oppure completamente trasformati. Lui non ha studiato i nativi americani, ma ha una cultura profonda e andando lì si rende conto che quella che viene distrutta è una civiltà, non sono dei selvaggi subumani. Quello che scrive, scrive delle cose terribili e in qualche modo, anzi, si sfiora addirittura l'incidente diplomatico, perché gli Stati Uniti se la prendono parecchio per quello che lui scrive di attacco durissimo a questo atteggiamento che loro avevano nei confronti dei nativi americani. Ma perché questa storia è così affascinante? Perché ci insegna quello che gli italiani, non solo di oggi, ma anche di ieri, hanno saputo portarsi dietro e in qualche modo utilizzare per leggere ieri come oggi il mondo in una maniera diversa. Siamo quasi alla fine del nostro incontro, io vi ringrazio per la vostra attenzione, sono disponibile se ci sono altre domande. Italiani di Frontiera comunque è una grande community che unisce persone in tutta Italia e in mezzo mondo. Teniamo anche una finestra alle 6, da ieri abbiamo iniziato con Mirko Pasqualini da New York, grande esperto di design. Oggi continuiamo con Stefano Schiavo. Da oggi al 30 aprile, ogni giorno alle 6, ci sarà un incontro a disposizione con personaggi veramente straordinari. Alcuni stanno negli Stati Uniti, altri sono qua in Italia. Ma spero sia chiaro a tutti che essere di frontiera non vuol dire stare all'estero, vuol dire essere open mind, essere capaci di essere pionieri, esploratori e non guardiani. Credo che sia qualcosa di cui oggi più che mai, di fronte anche a questa emergenza che ci richiede di riguardare il nostro modo di pensare, il nostro rapporto con gli altri, oggi più che mai dobbiamo essere capaci di essere pionieri ed esploratori e non guardiani, ponti e non barriere e muri. Grazie. E collegandoti anche un pochettino al tuo sfondo, che ormai è diventato nella nostra quotidianità, parlando di ponti. Sì, questo è San Francisco che ho alle spalle. Però mi hai lasciato solo, eh? Io ti ho abbandonato, sì, perché purtroppo le attività sono tante. No, immagino, ma tu hai ore e ore, no? Sarebbe stato utile avere qualcun altro dei nostri amici in fianco, ma ok. Roberto, ti ringrazio per essere stato qui con noi durante questa retta e per averci fatto compagnia con i tuoi contenuti. Con te ci rivediamo questa sera, come hai già annunciato, alle 18 con il nuovo ciclo di webinar con Italiani in Frontiera e ti auguro una buona giornata fino a più tardi. Grazie a tutti quelli che hanno messo i commenti positivi. Volevo chiederti, proprio perché ero da solo non sono riuscito a condividere alcuni link, come posso fare per farlo per non rubare il tempo ovviamente a chi viene dopo di me? Adesso che disattivi la tua webcam e il tuo microfono puoi scriverli in chat, metti come... Posso continuare a metterli in questa chat quindi?
Sì, li metti in chat, basta che disattivi il microfono e webcam, così almeno non... Ok, allora grazie a tutti quelli che hanno seguito, io tra un po' adesso comincio a pubblicare un po' di proprio su questa chat. Grazie a tutti, eh. Grazie. Ciao.